arrestati dai carabinieri mentre erano a bordo della Fiat Groma vecchio tipo, usata per mettere a segno sicuramente almeno il colpo di lunedì scorso alla tabaccheria di via Provinciale per San Vito dei Normanni, e scarcerati dopo qualche ora su disposizione della magistratura. Tutto da rifare per gli investigatori alle prese con la famigerata della banda della Croma vecchio tipo. Erano circa le 2.30 del mattino quando i militari del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Brindisi hanno sorpreso la Croma con due giovanissimi a bordo mentre scorrazzavano nella zona di Apani, con in macchina una centralina e dei grimaldelli di quelli usati per aprire le portiere e rubare le vetture. Forse due topi d'auto, ma a bordo di una macchina che scotta, rubata la scorsa settimana a Celia Mestapica e usata sicuramente per mettere a segno il colpo alla tabaccheria di Laura Cristoforo. La targa era la stessa. Si tratta del 18enne Francesco Colaci e di un 17enne, entrambi del quartiere Sant'Elia. Il primo arrestato dai carabinieri è stato rimesso dopo poche ore in libertà dal magistrato di turno Pierpaolo Montinaro, che ha disposto la sua scarcerazione. Il secondo è stato denunciato a piede libero dalla procura per i minori. Entrambi erano finiti in manetta per ricettazione e possesso illegale di grimaldelli e attrezzi da scasso in concorso tra loro. Le indagini tuttavia proseguono per capire ed individuare collegamenti tra i due fermati e la banda che sta seminando terrore in tutto il territorio con una serie infinita di colpi.